Secondo le rilevazioni Istat, a marzo 2013 il tasso di disoccupazione in Italia si attesta all'11%, in aumento di 1,1 punti percentuali rispetto ai 12 mesi precedenti. La legge 28 giugno 2012, numero 92, cosiddetta legge Fornero, appare insufficiente a risolvere i gravi problemi del mondo del lavoro italiano. Essa di fatto si è risolta in una lieve revisione delle norme che regolano le forme contrattuali cosiddette atipiche, che sono state il principale veicolo della diffusione del precariato e dello stravolgimento delle garanzie dei lavoratori in tema di licenziamento. È sotto gli occhi di tutti che le politiche volte all'aumento della flessibilità del lavoro hanno portato a livelli salariali più bassi e ad una minore sicurezza dell'impiego. L'Italia è diventata una nazione di cassa integrati, esodati, disoccupati, precari ed emigranti. Il commissario europeo Andor, nel corso dell'incontro tenutosi a Dublino il 29 aprile ultimo scorso, ha comunicato un dato preoccupante. Il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni in Italia è pari al 38,4%. È evidente quindi che i programmi ad oggi attuati per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro italiano si sono rilevati inefficaci ed inefficienti, non raggiungendo in alcun modo l'obiettivo prefissato. Dal rapporto annuale 2012 dell'Istat, infatti, emerge che un numero sempre crescente di giovani sceglie di abbandonare l'Italia, impoverendo in tal modo ancor di più il nostro Paese delle risorse necessarie per la ripresa economica. In tal senso si rileva che l'attuazione dei programmi quali Job of My Life, frutto del protocollo d'intesa Italia-Germania, più che un'opportunità di crescita e di esperienza internazionale, finisce per diventare una strada obbligata per molti giovani italiani che non riescono a trovare sbocchi occupazionali nel nostro Paese. L'Italia, infatti, la seconda nazione europea per numero di emigrati dopo la Romania. Per affrontare l'emergenza lavorativa si deve intervenire su più fronti contemporaneamente in modo coordinato. Va rivolta attenzione alle piccole, alle imprese italiane, al fine di agevolare l'assunzione, incrementando soprattutto i programmi a sostegno delle piccole e medie imprese, che sono la vera spina dorsale del sistema produttivo italiano. Per la diffusione del contratto di apprendistato è indispensabile un'azione incisiva e meno dispersiva. È necessario porre in essere programmi a sostegno delle nuove iniziative imprenditoriali che partano dall'analisi delle esigenze e delle potenzialità specifiche del territorio. Occorre ristabilire il ruolo primario dei centri per l'impiego pubblici quali unici punti di riferimento del cittadino, delle imprese e di tutte le politiche del lavoro. È indispensabile l'attuazione di un unico programma per l'implementazione e il monitoraggio delle politiche attive. Programmi quali SILLA, VESPRO, AMBA non sono collegati tra loro e talvolta si sovrappongono, proponendo medesimi modelli con evidente inefficiente impiego di risorse. Nell'attuale tra gli interventi si pone più attenzione alla diffusione informativa piuttosto che all'inserimento lavorativo del disoccupato o dell'inoccupato. Il disoccupato non ha bisogno solo di informazioni, ma di accompagnamento all'inserimento lavorativo attraverso un reale e coordinato incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro. La frammentazione dei servizi per l'impiego e dei programmi di politica attiva, da ultimo assegnata anche ai patronati, la mancanza di un unico osservatorio sul lavoro e sulle professioni emergenti, la carenza di collegamento obbligatorio tra i centri per l'impiego pubblici, il repertorio nazionale delle competenze certificate di ciascun cittadino e le agenzie per il lavoro, l'assenza di un reale collegamento tra il sistema di istruzione e formazione da una parte e le esigenze del mondo delle imprese dall'altra, impedisce di fatto l'attivazione di un sistema virtuoso. Il fenomeno del precariato si sta radicalizzando e con l'acutizzarsi della crisi economica sta diventando un'autentica emergenza sociale. In questo contesto il Movimento 5 Stelle si pone come obiettivo l'istituzione del reddito di cittadinanza, non come mero sussidio sociale ai disoccupati e agli inoccupati, non quale panacea una tantum dei mali del mercato del lavoro italiano, ma come tassello di un sistema integrato di welfare, elemento di un programma più ampio che pone il cittadino al centro delle politiche attive del lavoro. Politiche attive, posso finire? Politiche attive che dovranno accompagnare i cittadini lungo tutto l'arco della vita, seguendone i passi dal sistema di istruzione e formazione fino all'inserimento nel mondo del lavoro attraverso l'indispensabile azione dei servizi pubblici per l'impiego. Grazie.